Corrono, non accade spesso di vedere gente così lieta, donne e bambini che ridono, gestosi saluti dai camion adorni di fiori e di bandiere. Dove vanno tutti questi italiani così contenti? Hanno fretta ad arrivare tutti insieme in qualche luogo. Vanno ad un appuntamento atteso lungamente. Roma. La città guarda con aria insonnolita le sue strade. Lungo le vie del centro molte persiane sono chiuse. La città è stanca di parate, di camicie nere e baschi verdi. Non ha quasi più fiducia in se stessa. Stamattina però c'è del nuovo nell'aria. Qui si prepara una festa grande e popolare. Una giornata di gioia. Stadio che non fu mai completamente affollato anche per la sua storia confusa e dal quale il popolo guardò così spesso con diffidenza e con amara ironia, oggi le sezioni del Partito Comunista di Roma costruiscono palchi, levano in alto insegne. Ha già visto che elmi e maglie d'acciaio non sono di antichi guerrieri, ma più semplicemente i campioni della giostra del Saracino d'Aretto. I costumerai hanno colmato i banchi. Ed ecco una porchetta di piena stagione, grassa e saporita. I bambini sono venuti alla festa per primi, ed una donna, per non perdere la sua giornata, si è portata allo stadio la roba da rammentare. È il giorno 26 settembre. L'appuntamento è dunque a Roma. È con Palmiro Togliatti, tornato al suo posto di combattimento alla festa della classe operaia italiana, dei lavoratori tutti, dei cittadini che amano la democrazia e la pace. È un appuntamento al quale il popolo accorre testante. Da ogni parte d'Italia, con ogni mezzo, dal treno alla bicicletta. Si chiude oggi il mese della stampa comunista. Questa è dunque la festa dell'Unità, giornale del Partito dei Lavoratori. Ma è anche un avvenimento grande per il nostro popolo e per il nostro paese. Non è soltanto la festa di un giornale amato dai lavoratori, è anche la festa dell'Unità dei Lavoratori. Dell'unità del popolo italiano insidiata oggi apertamente da una politica governativa di discordia e di odio.
fiumane di popolo e di bandiere si riversano nella grande piazza dell'Esedra, che è la meta del raduno più imponente che l'Italia abbia mai visto. Della via del Tritone segna le 10:35. Il corteo comincia a passare, viene da piazza dell'Esedra e dalle vie adiacenti. I ciclisti di Terni, 1000 operai delle acciaierie aprono la sfilata. Ed ecco i direttori delle 4 edizioni del quotidiano del Partito Comunista Italiano, Ingrao dell'Unità di Roma, Montagnana di quella di Torino, Mieli di Milano, Cervantini di Genova, coi redattori e gli amministratori. Le ragazze comuniste di Roma indossano un grembiule con i titoli dei giornali e delle riviste comuniste. Portano nella festa la loro giovinezza trionfante, quella giovinezza che non vuole sfiorire in una società senza giustizia e appassire nelle case della miseria. Grandi applausi salutano la bandiera portata da Marisa, riconosce Raggiana, Longo, Secchia, Amendola, Negarville, Rovella, Icausi, Novella, Bardini, Corazzoli, Capellini e tanti altri. L'immagine di Strano, l'eroe di Leningrado, passa nel sole di Roma, portata dalle ragazze della scuola centrale dei quadri. I braccianti e i minatori siciliani aprono la sfilata delle regioni. Un cartello parla della loro lotta contro la reazione feudale. Ora avanzano le grandi città industriali del nord. Ogni federazione ricorda i suoi caduti. Il Piemonte ha dato 6.000 martiri alla guerra di liberazione e mai si era visto passare un popolo con i suoi morti e tanta festa intorno a quella memoria. Il corteo di Napoli, aperto dai bambini e dai partigiani delle 4 giornate, è forse il più numeroso e costante. Viva Roma! Viva Napoli! Napoli spalanca con le sue voci festose, con le tarantelle, le nacchere, i tamburi, lo finestro del centro cittadino. Viva anche a Salerno e a tutti i paesi della Campania. Ecco le città marchigiane: Ancona, Pesaro, Fano, Macerata, Fabriano.